Ciao a tutti ragazzi, sono EpiTripper e benvenuti in questo nuovo episodio della classe dell'iscritto. Allora, questo qua diciamo che è il secondo video che vi porto oggi dopo Minecraft, ed è questo appunto di cui vi parlavo. E volevo dirvi una cosa: in questo episodio ho fatto qualcosa di un po' di speciale, perché appunto in tre mi avete consigliato di utilizzare il Vesper nello scorso episodio e quindi ho deciso di fare un misto della classe di tutti e tre che mi avete consigliato. Allora, volevo ringraziare innanzitutto Paolo Cafiero, appunto Paolo Cafiero, Luigi Sgue, o comunque Luigi Sgue, non so come pronunciarlo onestamente, e Gianmaria Dinolfi per aver consegnato il Vesper. Allora, diciamo che di Gianmaria ho deciso appunto gli accessori del Vesper, che ci consiglia ricognizione, silenziatore e fuoco rapido, che anche Paolo, se non mi sbaglio, e Luigi mi avevano consigliato. Poi di Luigi diciamo che ho preso più che altro i perk, quindi ho preso prestigiatore, sesto senso e silenzio di tomba, mentre invece di Paolo Cafiero ho preso gli specialisti, l'equipaggiamento tattico e perché ho fatto così, e lo specialista che mi aveva consigliato il Reaper. Quindi ragazzi, io adesso diciamo che mi dedico un attimo a appunto cercare una partita. Appena la trovo, giocheremo con questa classe. Ok, lobby praticamente che deve ancora iniziare. Cosa mi aspetto da questa classe? Una marea di hitmarker. Perché? Perché innanzitutto non è un'arma che è una mitraglietta col silenziatore e ha poca portata. E poi mi aspetto anche che abbia un rinculo straordinario, perché già ha tanto rinculo di suo e nelle statistiche ha poca precisione. Poi ha già tanta cadenza e ci abbiamo messo il fuoco rapido, quindi mi aspetto la distruzione. Però vabbè, magari ci fossimo organizzati, ci sono 4 Reaper in squadra, ma va bene. Allora, vediamo un po' chi ci abbiamo. Ranieri Arnat. Arnautarazz, mamma mia. VG The Killer, Akorazator, Emir 5959, CX. Vabbè, PT Rip è un figo della Madonna. Allora, vediamo un po'. Vesper. Ci ho messo la mimetica Nuketown perché con la mimetica diamante il Vesper non mi piace, Madonna. Perché ho scelto sta roba? Vabbè, è una mitraglietta, quindi già mi dovete trovare abbastanza bene. Però, ragazzi, nelle prossime classi mettetemi la maschera tattica. Perché io ve l'ho concessa questa roba, perché appunto diciamo che era una classe che mi poteva sembrare decente. Ma prossimi episodi, maschera tattica voglio, ecco, punto. Tiriamoci il Tomahawk lì. Allora, ragazzi, con il Tomahawk su Black Ops 2 ero bravo. Su Black Ops 3 non lo so. Madonna, era già ferito. Se sciotta così sta roba la utilizzo sempre. Era già ferito, Madonna, rinculo. Ok, sto più che altro inculando kill. Di mia non ne ho fatta neanche una principalmente. Allora, la classe non sembra essere malissima. Diciamo che questa è la prima partita che faccio dopo aver registrato Minecraft, appunto. Quindi non c'ho i riflessi per COD. Però sta classe non sembra essere malvagia, devo dirlo. Avrà tutto il rinculo che volete, però l'alta cadenza diciamo che compensa il rinculo. Però finisce subito le munizioni, quindi dovrò prendere un'arma per terra. Questo c'aveva il Vesper. Questo c'aveva il Vesper, prendo, potevo camminargli sopra e recuperare le munizioni. Là là. Non è male, ragazzi, eh. Cioè, mi aspettavo di peggio, onestamente. Allora, vediamo un po'. Qui ne avevo sentito uno, evidentemente non c'è. Allora, silenzio di tomba mi aiuta molto perché essendo cuffiato, diciamo che non sento i miei passi, ma sento quelli degli avversari se camminano, quindi va molto bene come cosa. Poi, Madonna, rinculo. Tra l'altro a quella distanza non gli avrò fatto nulla, quindi diciamo che non mi conviene neanche avvicinarmi troppo da queste distanze. No, ho fatto la cazzata, adesso arrivano tutti qua su Alfa, guardate. Ok, adesso ragazzi devo utilizzare la classe di questo per terra, poi appena recupero munizioni del Vesper, utilizzo il Vesper, lo sapete come faccio su qua. Perché se poi entro in streak non vorrei morire. Shh, via di qui compagni che devo salire, ok. Qua mi sa che arriva un nemico. Schifoso! Hater, divertitevi compagni. Allora, la classe mi sta piacendo per adesso, devo dirlo, è abbastanza carina come roba, non è nulla di male. Meno war qua. Sera, il Vesper, mi ero più contento. Oh, prendiamo B ragazzi che ci abbiamo later, per favore. Allora, compagni stanno arrivando, i nemici stanno arrivando da su. Male. Allora, qua arriveranno sicuro perché abbiamo preso B. Diciamo che si aspettano che siamo qua. E ti piacerebbe, mi metto lì. Sì. Boom. 16 anni. No, non ci provare neanche, schifoso. Allora, ho finito completamente le munizioni. Male, 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 molto male. Allora, rubo il KN per terra. Con la Dark Matter, tra l'altro, mamma mia. Dark Matter KN. Allora, mi piace molto questa classe, devo dire. Dovrei utilizzare il Vesper, appunto, avendo finito le munizioni, diciamo che è un po' difficile. Quindi adesso aspetto un attimo di vedere cosa riesco a fare. Ma comunque diciamo che è l'arma che mi ha mandato nella streak. Quindi veramente ringrazio chi me l'ha consigliata. Che adesso non mi ricordo perché sono un po' concentrato. Perché è veramente molto potente come il Vesper. Cioè, poi vabbè, rinculo tutto quello che volete. Però è molto potente. Cioè, non mi aspettavo qualcosa di questo tipo. 45 punti all'hater. Scommettete che crepo? C'ho questa fortuna io. Allora di qua nessuno arriverà di qua. Buongiorno, ci avrei scommesso. Va bene, dai. Serie di 15 ci può stare. Quasi mezzo nuclear. Allora,
15-1, neanche troppo male. Adesso abbiamo di nuovo il nostro Vesper. Da qua arriva qualcuno, buongiorno. Allora, poi andiamo un po'. Lo tagliamo. Come ha fatto a non prenderlo? Viene da piangere. Sì. Arriva da qua sotto, ti prego. No, dov'è? Chi è? Cos'è? Com'è? Vabbè, fa niente. Non so da dove è passato, onestamente. Cioè, l'unico posto a cui poteva passare era di là sott'acqua, ma non c'era. E va bene, mo' arrivo il periodo in cui comincio a crepare e non vivo più. Allora, tiriamo Tomahawk a caso. Prendo qualcuno, mi pagate. Andiamo un po'. Il fumino è alleato, vero? Sì. Grandi compagni che utilizzate il fumino. Però potete anche tirarlo su B, non volevo dire, ma B non è coperto. Cioè, se guardate qua in alto su B c'è un buco. Quindi, se volete tirare un attacco fumino su B, ragazzi, fatelo pure. Lo dico a tutti gli iscritti che magari si interessano di queste cose. Buongiorno. Ragazzi, sciotta quest'arma, non me lo aspettavo. È qualcosa di forte. Allora, vieni qua, schifoso. Boom. Ciao, bello. Poi muore. C'è un altro. Perché ho fatto la stronzata, perché ho fatto la stronzata. Tutti quanti, cioè abbiamo anche Silvio, Silvio Berlusconi denti cribio. Diciamo che sì, l'arma è buona, cioè non mi lamento, un po' di rinculo, un po' troppa cadenza, mi pare finisce subito i colpi, ma è buona come arma, quindi perché lamentarsi? Cioè tutta la squadra, e l'ho detto che questi si organizzano. Peccato, sto facendo 15-1, diciamo che fare 21-5 mi viene un po' da piangere. Tra l'altro c'è uno dei nostri che sta facendo 23, spero che chiami il nuclear, se è in serie. E va bene, dai, per adesso 21-5 non per niente male, anzi è un'arma che mi piace molto. Se fossi stato in serie, diciamo che sarebbe stato meglio, quello sì, se fossi restato in serie. Allora, BMP è un'arma che detesto, perché è troppo forte, non perché non mi piace. Cioè, veramente è troppo forte come arma. Quindi vediamo un po' il secondo round come va. Allora, spero che questi episodi della classe di iscritto vi piacciono. Sembra di sì perché mi lasciate molto supporto. Quindi, ragazzi, vi invito anche a lasciare delle classi. Diciamo che è caduto la stampante. Diciamo che tenderò a votare armi che, a utilizzare armi che appunto votano in più persone, perché appunto sembrano armi di piacere. Questa qua non è proprio convenzionale, perché non mi sarei mai aspettato di vedere un Vesper con fuoco rapido che è già alta cadenza, silenziatore poi che ha poca portata e appunto il mirino da ricognizione. Però se shotta ci fidiamo degli iscritti. Allora, qua adesso ci sono tutti i nemici che si sono organizzati tipo a chiusura. Andiamo un po', tiriamo il Tomahawk, prendiamo qualcuno. No, ti pare se prendiamo qualcuno il Tomahawk. Su Black Ops 2 era una bestia. Cioè, volendo potrei andare un attimo a casa di un mio amico, che ha ancora 360, andare nel cinema con il mio account e vi faccio vedere un po' che cosa c'avevo. Cioè, tipo mi facevo i nuclear di Tomahawk. No, però vabbè, in serie ci andavo, ero molto bravo. Adesso qua ce n'è uno schifoso con il pompa. I pompa, ragazzi, li detesto, dovete saperlo. Anzi, direi che dallo scorso episodio avete potuto vedere. Là là! Scherziamo, vero? Cioè, l'ho ucciso senza saper come. È troppo forte questa roba. Cioè, rinculo aiuta su quest'arma. Perché io miravo in basso, ha preso in testa. Con l'ultimo colpo, tra l'altro. Grande arma. Vesper silenziato for the win. Ci chiamo il nuclear con quest'arma, prossima volta. Non faccio il coglione, non crepo, ci chiamo il nuclear. Dovete mettermi sciacallo sulle classi, però, ragazzi. Perché se appunto io entro in serie, poi devo cambiare armi. Diciamo che non mi piace. Gli spawn. Gli spawn, ma. Mamma gli spawn, mamma gli spawn, mamma gli spawn. Dov'è? Dov'è? Chi è? Cos'è? E tutta la. 25-6. Dai, va bene. Qua stanno piovendo raps. Il nostro compagno 28-6. Grande compagno. Però non farti il kill con le serie di punti, perché sennò valgono poco. No, ragazzi, questo sono quello che gli parlo degli spawn. Come potete vedere, stanno spawnando tutti su C, nonostante la mia squadra e i raps siano su C. Cioè, ma perché non cambiano gli spawn a questo punto? Perché Call of Duty in questo punto di vista fa schifo. Allora, te sei qui. Buongiorno, one shottato praticamente. Adesso spawneranno su A se non mi sbaglio. No, appena spawnato un compagno su A. Però fategli spawn bene per favore, che ci stanno venendo spawn killati tipo non si sa cosa. Allora, c'è uno dei nostri 31-6, mamma mia, il massimo di morte della squadra è 6. No, è 8, scherzavo. Ok, adesso stanno spawnando di qua, andranno di sicuro a prendere A se non sono troppo rimbambini. Allora, chiamiamo granate assordanti così. Poi prepariamoci per accogliere i nemici nel migliore dei modi. Fatti vedere che te ne ho crivio. Oh. Vabbè, ok. Va benissimo. Tomahawk. No, va bene. Perdiamo A, sì, però. Allora. Boom, bellissimo. Fai ciao alla gola. Allora, qua è pieno di gente, ragazzi. Pieno zeppo. Cioè, tipo, non lo so, le pulci su un cane. Allora. Diciamo che se un avversario si trova davanti, quest'arma non ha possibilità di vincere, perché è veramente troppa cadenza ed è troppo forte. Però a me piace, a me piace, la utilizzerò. Utilizzerò il Vesper più spesso, magari senza questi accessori, che comunque non sono proprio convenzionali al 200%, però è una buona arma, non mi sto lamentando.
ed è una cosa che mi piace non lamentarmi, perché appunto il mio stress è minore. Buongiorno. E vabbè, non vorrei morire a 105 punti da letter, grazie compagno. Perdiamo Charlie. Perché Livio, perdiamoci. Voglio il doppiatore come Silvio Berlusconi. Oh 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 oh. 25 punti se crepo. Ora non ho idea di quanto schelerò. Vabbè, vabbè, minchia, mi sono cacato addosso. Allora, 35-7, schierare hater. Schieriamo l'hater. Guardate ragazzi, non vorrei dire una stronzata, non vorrei, cioè non è una roba razzista quella che sto dicendo, insomma non vorrei dire una cazzata, ma mi sa che il Firebreak è rumeno per l'accento che ha. Adesso sto utilizzando il Reaper, ma mi è venuto in mente perché il Firebreak mi sa di sì. Allora, qui si aveva il rinculo un po' da gestire, però va bene. Allora, quindi ragazzi, volevo ringraziare ancora Paolo Cafiero, Gianmaria Dinolfi, se non mi sbaglio, e Luigs Gue, che ci consigliano ancora quest'arma, e volevo ringraziare perché appunto è molto molto carina. Allora, qui c'è un nemico che non si sa benissimo cosa sta facendo, però lo sta facendo, ok, grandi compagni. Cioè, abbiamo lo squadrone forte, tra l'altro, cioè, potevano fare un pochino meglio il matchmaking, 41-9, il terzo, grande compagno. E va bene ragazzi, la partita è finita con un 38-7 da parte mia, 37-11 da parte degli altri compagni, 41-9. Ragazzi, spero ovviamente che questo episodio vi sia piaciuto, a me è piaciuto perché l'arma è molto molto potente. Spero ovviamente che voi tutti possiate consigliarmi delle classi decenti. Questa qua non so se sarebbe stata effettivamente decente su mappe tipo Exodus o cose di questo tipo, ma su Aquarium si è rivelata abbastanza carina. E ragazzi, come sempre vi auguro una buona giornata, una buona serata. Spero che questo video vi sia piaciuto. Vi invito a lasciarmi delle classi nei commenti e ci vediamo nel prossimo video. Grazie mille per la visione. Però prima dovete vedere una cosa. Un altro saluto deficiente da parte del Reaper. Tappatevi le orecchie.